Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Slane. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati, tranne per il fatto che ho completato lo stage dei lupi dopo aver recuperato il medaglione, ho riammazzato il boss e devo dire che è stato abbastanza semplice. In due tentativi sono riuscito a portarla a casa, l'allenamento sicuramente è servito, quindi ci sta. Bene signori, partiamo, non perdiamoci troppo tempo in chiacchiere, dobbiamo andare nelle fogne, quindi andiamo avanti e continuiamo a sclerare le fogne. Una terribile piaga scorre nei tunnel, negli oscuri secoli di questo enorme labirinto sotterraneo. Per salvaguardarle, la cittadella dagli intrusi, Vrol ha disseminato i passaggi di trappole mortali e sentinelle malate. Ok, sono malate le sentinelle, quindi non dovrebbero essere un grosso problema, no? Ah, questi tunnel fognari sotto la vecchia città sono colmi di olezzo e pericolo. Fuoco ti illuminerà la strada facendo risplendere un sentiero attraverso questa zozzura. Ci rincontreremo nella vecchia città, se vivrai ancora, naturalmente. Ossa! Ok, qui possiamo attivare una leva e ovviamente adesso che so che ci sta un segreto per ogni stage... Aia! Non ho intenzione di perdere quello di questo stage perché sennò ci tocca ripetere tutto di nuovo e non c'ho assolutamente voglia. Cos'è quella cosa che spiritucica qui? No, non mi fido. Andiamo di spada fiammeggiante. Ecco, sapevo che non dovevo fidarmi. Era una trappola. Non si capiva. Sì, va bene. Sì, hai ragione. Se sopravvivo. Mi sa che non sopravviviamo a nulla qui. Vai fuori. Stemman. Però la spada di fuoco è molto più lenta rispetto questa. Cioè guardate questa quanto è rapida. Questa è pure abbastanza rapida, tranne l'ultimo attacco, ma questa è lentissima. Mi piace un botto, ma è lentissima, quindi forse andrò di questa per un po'. Credo sia la migliore. Evitiamo le trappole e andiamo avanti. Checkpoint, quindi iniziamo a controllare la zona alla ricerca eventualmente di un segretuccio. Uova che fanno spawnare ragni, ottimo. Non lo posso distruggere, sembra di no, quindi devo stare attento alle trappole. Non si vedono perché sono rossi, ma c'è sta anche del rosso in mezzo, quindi non è semplicissimo notarli. E che cos'è? Altri ragni, quindi vai, distruggilo. Attenzione. Però gli fanno comunque abbastanza danno con sta spada, quindi va benissimo. Ed è rapida, è molto più rapida rispetto a quella di fuoco. Probabilmente farà meno danni rispetto all'altra, ma per il momento con questa mi trovo benissimo, quindi va bene così. Abbiamo distrutto malamente sto muro di pietra e non riusciamo certe volte a distruggere pareti più sottili? Ok. Trappole? Non sembra. Solamente un fottio di mostri che sono gestibilissimi. Ah, che bella questa spada, attacchiamo velocissimi. Ottimo. Mentre magari per questo... Se però si mette sotto terra è un problema. Dai. Un colpetto, due colpetti e via. Ma rimetti questa e i nemici più deboli li fammo fuori così. Il boss l'ho affrontato ovviamente con l'ascia di ghiaccio e devo dire che comunque è stato semplice riaffrontare quel cagnolino o lupacchiotto, insomma quello che era. Non mi piace neanche lo sfondo che c'è presente qua nelle fogne, eh? Si vede quasi nulla, cioè insomma solamente verde, oddio, tutto verde, come dire guarda è tutto contaminato. Potevano renderlo meglio secondo me, gli altri sfondi erano fighissimi, questo non rende tantissimo. Ok, continuiamo da qui, visto che prima ci hanno schiacciato malissimo ste trappole. E vai di palla di fuoco. No, distruggilo malissimo a distanza, non c'ho voglia di morire proprio adesso. C'ho più magia. Maledizione.
Muori? Ok, andata. Devo distruggere questo. E ancora? Quanto cazzo ce ne stanno di ste cose che lanciano sfere? Trappola. Distruggila, salta. Trappola. Altra trappola. Salta. Disseminato davvero di trappole, non scherzavano. Non scherzavano minimamente. Ok. Qui c'è qualcosa? No. Muro con un'altra trappola lì. Quella zona sembra quasi che se ci possa andare. Forse qui ci sarà un ascensore. Probabilmente. Ma non ho trovato ancora un checkpoint. Eccolo! Checkpoint. Leva. Che probabilmente mi attiva l'ascensore lì. No! Maledizione! Vabbè, ammazzami. Abbiamo subito troppi danni. Lo rifammo. Non è un problema. Siamo qui. Fammo velocemente. Vai. Primo colpetto. Schiva. Secondo colpetto, se magari non se ne va sottoterra. Glielo riusciamo a fare. È fattibilissimo eliminare questo. Aspetta, non ho cliccato la leva. C'era una leva, giusto? Sì, stavolta non l'ho cliccata. Ok. Attiviamo la leva e immagino ci abbia sbloccato qualcosa qui. Si scende? Sì, si scende. Andiamo giù. E io voglio controllare un po' tutti i laterali, che magari c'è sta qualcosa di imboscato, no? Tipo qua. Di qua possiamo procedere in due direzioni. Ora, qual è quella giusta e qual è quella sbagliata? Ne ho la più pallida idea. Facciamo fuori questo. Cazzo, non muore più? E che cos'è? Leva. Ok. Leva che ci ha attivato qualcosa sopra? O qualcosa da questa parte? Che poi non saprei. Proviamo a salire su di nuovo. Vediamo se ci ha attivato qualcosa su. Vado giù. Ci ha attivato qualcosa su? Non sembra. Quindi probabilmente è quella via giusta. Cazzo! Cazzo! Mi ha preso il panico, mi ha preso! Non sapevo che fare, maledizione. Va bene, ok. Questa volta non mi freghi. Rompo subito questa parete. Rompo subito questa. Rompo anche questa. Quante cazzo ne hanno messe? Un po' troppe. Un po' troppe. Ok. È rimasto lì, spero. Cosa cazzo mi ha colpito? C'era una di quelle. No, non capisco. Mi servirebbe un checkpoint, please. Perché è quello di un occhio? Scusate, ma non so, perché magari c'è poi qualcosa da raccattare. Ah, una di quelle sfere è stata. Ok. Va bene. Quindi dobbiamo andare giù. Un altro checkpoint qui. Rotella, un ingranaggio qua sotto, ingranaggi sopra. Sembra che comunque non possiamo fare molto con queste cose. Distruggilo. Manda via sta sfera. E ne sono apparsi un po' tiro. Ottimo, ottimo. Cioè ottimo per modo di dire, eh. Oh, via, giù, di qua. Giù, cazzo. Ok, va bene. L'ultimo. Cazzo, sono due ancora. E muori. A posto. Per il momento io passaggi segreti non ne vedo, eh. Ne vedo nemmeno mezzo. Giustamente la porta si è chiusa. Non so se c'è sta. Cazzo, cos'è questo? Che cos'era? Ma posso darmi? Cioè, nel senso, chi se ne frega, no? Risparmiamo punti vita. E sti cazzi? Spada di fuoco, eventualmente. Ok. E adesso spammiamo palline di fuoco come se non ci fossero domani. Cazzo ne so. Cioè, questo come diavolo lo faccio a fare fuori? E niente, è fortissimo. Abbiamo un problema, signori. Abbiamo un grosso problema. Un grosso problema velenoso, oserei dire. Non riesco a colpirlo, cioè, se non che con la magia all'inizio, poi non riesco a fare nient'altro.
In un paio di colpi mi sciotta, potrei eventualmente caricare la magia in questo modo, se riesco. E provare ad eliminarlo con il mana, dalla distanza, con le palline di fuoco, non saprei. Allora, facciamolo avvicinare. Ok. Però non c'ho nemmeno altri scheletri, c'è solo quello, quindi. Ok. Dai, prova, prova. Dai, spamma palline di fuoco, non ci posso domani e niente. Io ho finito il mana. È improponibile. Devo fargli il parry, non saprei. Proviamo con il parry. Come cazzo si fa il parry? Cioè io sono negato. Perché mi hanno messo sto boss in quel punto? Odiosissimo. Ok, vai di parry. Però è una parola. Non ce la faccio a gestire parry, signori. Non ce la faccio assolutamente. Vai. Devi morire male, ti prego. Quanti parry ti devo fare? Non ci riuscirò mai. Non ci riuscirò mai. Ok, possiamo fare i parry e va bene, ma troppo, mi chiedete troppo. Allora, ho notato che le tempistiche per fare il parry a lui sono abbastanza easy, ma questo scheletro che viene dopo è fottutamente odioso. Se riuscissi ad eliminarlo sarebbe il top. Ti prego, muori. Ok, non deve più colpirci. Vai. Mi serve un checkpoint dopo. Ah, maledizione! Forse è la volta buona. Se riesco a beccarlo di continuo è la volta buona. Abbiamo un bel po' di punti vita, quindi potrei anche riuscirci. Dai, dimmi che muori. Sì, ma quanto cazzo di colpi vuoi per morire? Oh, siamo a 5. Con questo sono a 6. Quando cazzo muori? Ma non è possibile. Ma ti ho fatto 6 parry. Cioè, quanti te ne devo fare? Ti prego, basta. 7 parry e sono morto per il veleno. Cioè, è assurdo. Devo fare qualcos'altro? Forse il fuoco non va bene. Proviamo con la spada singola, così no. Non saprei, non saprei, non ne ho la più pallida idea. Magari con la spadina qui faccio più danno, non lo so. E mi sa di sì, perché li ho shottati con questa magia, quindi forse con questa spada faccio più danno. Ma... era tipo il muro al fuoco, cosa? Oddio, le ore a provare, le ore, non ce la faccio più. Sono stanchissimo. Praticamente era il muro al danno da fuoco, resistentissimo al danno da fuoco, cosa? Non saprei. Allora, qui abbiamo un checkpoint, ma dubito che in questa zona ci sia una sorta di segreto. Non è qui che sembra un po' strano, ma c'è stava una specie di scheletro gigantesco che ci voleva ammazzare male. Saprei, non saprei. Ok, ok, è andata. Ho perso veramente il conto dei tentativi che ho fatto per ammazzarla e bastava cambiare arma. Ma dimmi tu. Io pensavo che con la spadina di fuoco sarebbe stato un attimino più easy. Qui forse c'era qualcosa. No? In realtà no. Non c'è qualche leva nascosta che non vedo. In realtà no. Fai fuori questi. Cazzo, troppa gente. Troppa gente, decisamente troppa gente. Possiamo andare sia a destra che a sinistra, ma qui non possiamo fare molto, se non che eventualmente eliminarci questo prima che ci possa raggiungere. Saprei. Ok, aspettalo qua. Colpettino. Però non muore. Non so perché, se per via del muro, non saprei. Tendiamo, gli diamo un altro colpettino, vediamo che succede. E niente, probabilmente per via del muro è tipo immortale. Ok, dai, ci sarà, starà una salamandra, sicuro. Andiamo di ghiaccio. Ah no, è una... Vabbè, però dai, ditelo prima.
Che ne so se c'è sta una salamandra statua. Non ci sono mai state finora. Cos'è sta roba? Ok, va bene. E di conseguenza devo ammazzare quello, ma non sto messo benissimo a punti vita. Decisamente non sto messo benissimo a punti vita. Cosa mi avrà sbloccato? Questo che va più in alto? Ok, ce ne sta un altro che sale. Ci porta qui. Elimina questo. Ci sarà un'altra salamandra gargoyle. Io sono morto malissimo perché giustamente avevo uno spudo di vita. Quella salamandra là sotto mi ha massacrato male. Ok, rieccoci praticamente nello stesso punto di prima. Aspettiamo che questo esca da sottoterra. Carica l'attacco, fallo fuori. Ah, ma allora prima il danno gliel'avevo fatto, è semplicemente molto più resistente. Quindi forse se moriamo conviene veramente eliminarlo attraverso la porta. Ok, ritorniamo su. Appena scende l'ascensore. Comunque abbiamo pochi punti vita anche a sto giro. Ah, maledizione. E dai, finiamo. Se ci colpiscono anche una singola volta siamo morti adesso. Carichiamo la magia eventualmente. Proviamo a fare fuori qualcosa con la magia. Non saprei. Ci sta. Cazzo sto coso che ti insegue. Ok, si è dissolto fortunatamente. Ok, vai, distruggilo subito. Attiva questo. Va bene, datte, datte, non ne voglio sapere nulla, datte. Devo andare su, credo. Oppure no. Non c'è nulla da fare su. Vai così. Vabbè, devo eliminarlo, se no non riesco a capire che devo fare. Vai. Ok. Aspetta. Appello. Ok. E muori. Un'altra volta. Ok. Vai. Ok, è andata. Io ho attivato sta leva e cosa mi si è sbloccato dall'altra parte? Forse qualcosa di qua? Sì, ok. Era di qua, potevo evitare di ammazzarlo quello. Potevo decisamente evitare, però checkpoint, checkpoint. Segretino da qualche parte, eh? Ancora non abbiamo trovato nulla. Cioè, io spero che siano sempre vicini ai checkpoint, perché ormai avevo capito che era in questo modo. Quindi cerco qualcosa di strano vicino ai checkpoint. Qua ha laggato malissimo. Volevo tornare indietro, ma si è frizzato per un secondo e si è bloccato a mezz'aria. L'avevo vista la trappola. Questa non mi ha shottato. Non mi shottano queste. Però già ho subito troppi danni, quindi è esploso tipo coriandoli. Va bene, va bene. Allora, dove sta? Eccola lì. Vai su. Adesso qua ci stanno questi che devo fare fuori. Muori male. E trappolina. Sono semplici queste qua da gestire. Semplicissime, semplicissime. Mi sa che devo attendere, sono più strette rispetto alle prime che abbiamo visto. Ok. Beh, di qua ho molto più spazio. A questo punto era molto più gestibile. Era l'altro che non si poteva proprio fare se non attendavamo un pochettino. Ok, distrutto. Possiamo proseguire da questa parte. Cazzo, cazzo. Profondo, eh? Profondo e pieno di spine. Cerchiamo di non cadere male questa volta come degli idioti, possibilmente. E invece cadiamo malissimo come degli idioti. Perché la pedana va troppo veloce e io non devo saltare. Ok. Va bene. Ok. E siamo arrivati dall'altra parte. Io li ho distrutti quei cosi, perché continuano a lanciarmi nelle palle? Maledizione. Trappola, maledetti. Questo lo distruggiamo. Un'altra volta. No, cazzo. Ok.
No, era arrivato, ero fottutamente arrivato, mi ha preso a mezz'aria. Io come faccio ad evitare un attacco che ti prende a mezz'aria? Me lo spiegate? È infattibile. Ok, questa volta l'ho fregato. Ovviamente qua c'è pure una trappola. Non dobbiamo cadere di sotto. Non dobbiamo assolutamente cadere di sotto. Meno che non ci sia un checkpoint. E allora vado a controllare perché... No, va bene. Non si sa mai, magari c'è sta il segreto, no? Dopo due volte ci sono le spine, c'è una zona dove... poi c'è stato il medaglione, no? E invece no. Ma a me va benissimo così. Va benissimo così. Cioè, oddio, la vorrei trovare, però l'importante è aver preso il checkpoint. Si cade e spine. Anche qui era vicino al checkpoint, dovevo controllare. Comunque, non scherzavano quando avevano detto che l'avevano disseminato di trappole sto luogo. Cioè, l'hanno decisamente disseminato di trappole. Guarda qua, è strapieno. Strapieno di queste trappole. Fortunatamente che queste lance non mi ammazzano al primo colpo, non mi scioccano. Che ogni tanto vengo pure colpito da ste lance. C'è una strana luce azzurra? Non saprei. Va bene. Qui ci sono delle spine, questo molto probabilmente cade. Quindi fammo una cosa veloce. Dai, tu mi porti su. Dimmi tu se io devo correre ed evitare gli attacchi di sti cosi. Appena riusciamo a prendere questo. Mi serve un checkpoint. Queste non cadono, sì che cadono. Checkpoint, ottimo. E muori male, muori. Anche tu devi morire malissimo. A posto. Andiamo giù di qua. Di qua. Ma scusa, ma sono nel punto di prima o sbaglio? Eh sì che sono nel punto di prima. Qui c'è una zona senza spine. Come mai? Cioè, non capisco io dove dovrei andare. Ah, ma c'era un portale. Ma ditelo prima. Mica si capiva che c'era un portale. Qui che posso salire su sti ingranaggio per... Boh, ok. Finora non sono mai salito sugli ingranaggi, adesso sì. Cioè, vedi, questo qua non te fa salire. Questo mi serve per tornare indietro. L'immensa figura si staglia là fuori nel buio. Madre osservatrice, salve madre, salve. E siamo comunque arrivati alla boss fight. Io mi sono perso nuovamente l'oggettino da raccattare, eh? E che cazzo, ma io sono stato attento stavolta ai checkpoint. Mi tocca rifare tutto? Un problema. Decisamente un problema. Non posso andarmene, vero? Maledizione. Però se io riparto dal checkpoint, magari c'è qualcosa? Ultimo punto di salvataggio, sì. Magari è come quello del lupo, c'è qualcosa qui? Boh, signori, io ho cercato onestamente qua nei dintorni, ma non ho trovato nulla. Ce lo saremmo persi, non saprei. Non saprei. Boh, vabbè. Qui appare qualcuno. Quindi carichiamo la nostra magia. Eventualmente iniziamo a spammarla, così. E non so quanto possa essere tosta, ma credo tanto. La madre osservatrice, la madre dei mortacci sua. Cazzo, è un bubone? Cosa sta a fare? Cos'era quel bubone? Forse faceva spawnare gente? Cazzo, mi sa di sì. Fa spawnare gente dei buboni. È una madre, no? Quindi... infatti. Non lo sapevo io. Fa spawnare qualcosa. Fa spawnare i suoi simili. Ecco che fa. Ed è un grosso problema, gli devo stare addosso. Devo stare addosso, cazzo. Il problema è che vola e noi no. Maledizione. Prova a conservarmi la magia per quando hai buboni in faccia, non saprei. Maledizione. Vieni fuori. Fortunatamente non ci fa nemmeno troppo danno. Il problema sono poi tutti i mostriciattoli che lancia dopo. Quello è il problema. Non riesco a colpirla, scendi un po' perlomeno. Maledizione. Dimmi tu. Scende. Guarda, deve stare in alto. Maledetta.
Allora, ho praticamente notato che all'inizio, se non gli lanciamo almeno una magia in faccia, non gli riusciamo a fare abbastanza danno prima che ci ammazzi malissimo con tutte ste palle che lancia la stronza. Quindi proviamo a respingere anche qualche pallina eventualmente, e poi una volta che gli spunteranno i buboni dovrebbe essere anche tutto un attimino più semplice, si spera. Cioè, si spera, relativo, perché comunque poi fa spawnare i cuccioli. È ancora più problematica la cosa. Poi guarda come scappa. Niente, scappa troppo. Comunque mi fa danno se mi tocca. Una boss fight più tosta dell'altra, eh? Proviamo a lanciare la magia subito. E fare danno. Quanto più danno possibile, eventualmente provando anche a respingere ste cazzo di palline che ci lancia e rompendogli eventualmente i buboni che fa spuntare. Ok, un altro bubone è andato. Però è difficile beccargli quello in testa, cioè mi scusi. Come cazzo faccio? Cioè non gli riesco a beccare il bubone in testa. È improponibile. Fa spawnare troppi mostri, troppi. Non sono difficili da gestire questi, fortunatamente, però la edizione non sta ferma un secondo. Non riesco a beccarla, non gli prende il bubone ed è un problema. Ok, dai. Gli è apparso un altro bubone. L'abbiamo rotto, fortunatamente. Giattolo, ancora un botto dei punti vita. Ok, ha un casino di buboni sulla testa o sbaglio? Muori, muori, abbiamo pochi punti vita. Attenzione, cazzo, è spona del mostro proprio mentre lo stavo per distruggere. Troppi punti vita c'ha, dai. Non lo riesco a beccare. Non la riesco a beccare, sta troppo tempo in alto e ti dispara le palline quando sta per morire male, che odio! Praticamente sto boss ha tre fasi. La prima, dove ti spara le palline, ed è tostissima. La seconda, dove ti lancia i buboni, ed è gestibilissima. E la terza, praticamente impossibile, dove ti lancia le palline e i buboni. Maledizione. Devo colpire una pallina ed eventualmente schivare le altre, ma non ci riusciamo perché si muove troppo e quindi non la riesco a beccare prima che mi massacri i punti vita. Adesso risulta tutto molto più semplice per il momento, fin quando non appaiono i mostri che ci ammazzano male l'anima. Risulta più semplice gestire il tutto. Poi quando distruggiamo abbastanza i buboni e scende più o meno a un quarto di vita, terza fase, buboni e palline verdi, e lì è ingestibile, davvero ingestibile, ma ci si riprova. Vai, prima pallina di magia lanciata, seconda lanciata, evitiamo eventualmente l'attacco, se ci arriva addosso poco male, l'importante è che non ci colpisca con le palline. Ok, va bene, andiamo a respinta. Ok, va benissimo, credo che ci siamo. Buboni? Sì, buboni, ottimo. Ok, va bene, fin quando ci arriva addosso non è un grosso problema, credo. Va bene, mina del mostro. Ok, buboni andato. Sto imparando a gestire la boss fight. Bisogna fare pratica, praticamente è un try and error, praticamente. Dai! Credo che a breve lancerò le palline. E non abbiamo molti punti vita. Potrebbero sembrare tanti, ma sono davvero pochi. Soprattutto se ci colpisce un paio di volte così, siamo nei casini. Guarda sti mostri, che odio, che odio. Praticamente abbiamo perso tutti i nostri punti vita. E adesso è ingestibile. Adesso è fottutamente ingestibile. Nemmeno la vedo, nemmeno la vedo. È qui che non riesco.
Signori, ce l'ho fatta! 1 milione di tentativi, premi attacca, assolutamente sì! Assolutamente sì, lo ringraziamo il dio cornuto metallico! Oddio, ci siamo riusciti! Per le corna del dio metallo, hai ucciso la madre osservatrice! Lothroll sarà profondamente irritato, i suoi animali da compagnia sono i suoi animali da compagnia preferiti! Da un nome a ognuna, sai? Presto, entra in questo portale per la vecchia città, prima che la sua ira funesta discenda entrambi su entrambi noi. Ok, ok, non sta il portale? Me voglio dare. Sta lì il portale, ok? Damose. Ci siamo riusciti. È stata assurda, non ho la più pallida idea di quanto sia durato questo episodio. Non so se vi farò vedere tutti i tentativi, ma... davvero troppi. Quindi rimane la vecchia città, ma non ho trovato il pezzo dell'amuleto. Ora o ci sta un qualche altro stage al di fuori della vecchia città e magari qua dentro non c'è stava nulla, saprei, però mi sembra strano. Vabbè, proviamo la vecchia città, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa, e nel caso recuperiamo dopo quello delle fogne, non c'ho voglia di rifare lo stage assolutamente. Mi raccomando ragazzi, like e condivisioni per supportare serie il canale, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, unitevi anche al server Discord, trovate il link in descrizione. Detto ciò, noi ci riveniamo ad un prossimo video e ad un prossimo episodio di Slay. Alla prossima, ciao a tutti!